Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Il VIP questa sera riceve una bellissima sorpresa da parte di suo figlio, pronto a tirargli su il morale con il suo sorriso e la sua dolcezza. Questi, per Alessandro, non sono stati mesi facili all'interno della casa del Grande Fratello. Il VIP, infatti, oltre ad aver vissuto emozioni bellissime insieme alla sua Sophie, ha anche ricevuto più volte dei richiami da parte del Grande Fratello e tutto ciò lo ha demoralizzato molto. Questa sera, per tirargli su il morale, il Grande Fratello ha deciso di fare ad Alessandro una splendida sorpresa. L'imprenditore, infatti, incontrerà suo figlio Nicolò dopo molti mesi. Alfonso, dopo aver aperto il collegamento con la casa, invita Alessandro a recarsi all'interno della Miasteria ed è qui che gli mostra alcune foto che lo ritraggono dapprima da solo e, successivamente, con suo figlio Nicolò. Visibilmente emozionato, Alessandro confessa di avere tanta voglia di rivedere il suo bambino e il conduttore, dopo la sua richiesta, lo invita subito a correre in passerella. È proprio qui che vede sbucare il suo piccolo Nicolò, accompagnato dalla sua mamma. L'emozione è tanta a tal punto da mettere in imbarazzo tutti quanti. Nicolò ti guardiamo sempre, esclama la sua ex compagna per rompere il ghiaccio e, dopo avergli fatto dei complimenti per la sua esperienza a Cancelletto GFWP, invita Alessandro ad essere meno impulsivo e a godersi al meglio queste ultime settimane all'interno della casa. Quanto ti è mancato papà? Chiede Alfonso, tanto risponde timidamente Nicolò e dice di aver portato anche un regalino al suo papà, un piccolo dinosauro giallo. Papà entra in casa e raggiunge gli altri, esclama Nicolò sotto consiglio di Alfonso, ed è qui che i due si salutano calorosamente, seppur a distanza. Una bellissima e inaspettata sorpresa questa per Alessandro. Nicolò sarà riuscito a tirare su di morale il suo amato papà? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.